emergono nuovi retroscena sull'incontro tra Manuela Carriero e Carlo Marini, avvenuto nei giorni scorsi in un lido di San Benedetto del Tronto. L'ex tronista di Uomini e Donne, in un'intervista a Fantage.it, aveva spiegato: "È stato un incontro casuale, mi ha fatto molto piacere rivederlo. Ci siamo chiariti, ci risentiremo. Tra i due, dunque, nessun coinvolgimento sentimentale, almeno per il momento". Tuttavia, stando a quanto riferito da Fantage.it, quella notte sarebbe successo dell'altro. Era presente, infatti, anche Francesco Chioffalo, che a seguito dell'incontro tra Manuela e Carlo, avrebbe avuto una discussione con la Carriero. Il motivo? Nel corso della vacanza a San Benedetto del Tronto i due si sarebbero avvicinati. Secondo quanto ci hanno riferito alcune persone vicine alla coppia, si legge su Fanpage.it, si tratterebbe di un flirt ancora in fase embrionale, una frequentazione iniziata da pochissimo senza troppe aspettative. Insomma, starebbero ancora tastando il terreno. Nel video e nelle foto ottenuti da Fanpage.it, Manuela Carriero e Francesco Chioffalo sono immortalati mentre discutono animatamente. Secondo quanto è stato riferito al noto portale, l'incontro tra l'ex tronista e il suo ex corteggiatore Carlo Marini avrebbe agitato gli animi, portando Chioffalo ad avere un diverbio con Manuela. Il motivo di tale reazione risiederebbe nel flirt in corso tra i due, si legge ancora su Fanpage.it. Proprio così. Archiviata la relazione con Drusilla Gucci, Chioffalo si è da poco avvicinato a Manuela. Come si vede nel video, nel corso della serata l'uomo ha anche raggiunto Carlo Marini per confrontarsi con lui, ma al momento non è dato sapere di cosa abbiano parlato. Infine, Francesco e Manuela si sono allontanati raggiungendo la spiaggia dove hanno avuto modo di chiarire. Una volta rientrati, si sono seduti su un divanetto e hanno chiacchierato abbracciati. La discussione era ormai stata appianata,